Un musicista tu deve andare a pagare per andare. Voglio dire, sta finendo, faccio questa parentesi perché è come quella dei condomini, c'entra in qualche modo. Il nostro paese è ridotto male. È ridotto male che appunto i nostri adolescenti sono, non voglio citare il solito Moccia perché c'è anche di peggio, ci sono libri che escono che si chiamano i Cesaroni, c'è la televisione che impone il cantante, la moda, la pancia di fuori. Questo non è quello che è la nostra terra. Io ho girato per l'Italia, giro, vado a sud, ci sono persone che la pancia di fuori non la portano, a volte la portano anche quando c'è 100 kg di pancia di fuori, non so perché, non mi dà fastidio la pancia di fuori, ma toglie un certo erotismo che invece, ad esempio, in questo libro c'è, sono pochissime parole e vorrei che allacciarmi a questo discorso, perché in questo libro ci sono anche più scene d'amore. Due almeno ve li vogliamo narrare, anzi non ve li narriamo, ve li, con le stesse parole di Roberto, prego Riccardo e Caterina, di dirvi, ascoltatele bene e mettete la voce vicino al microfono perché effettivamente uno non vedervi e quasi non sentirvi. Allora, c'è Peppe il portiere e la moglie Concetta, Catania, siciliana da Catania. Pagina 94. No, qualche volta si presentano i libri senza che uno li legge. Quasi sempre. Ma non in questo caso. In questo caso no, l'abbiamo riletto. La moglie lo accolse col solito grembialino da casalinga. Sotto aveva il solito vestitino nero. Lui comunque la trovò bellissima. Sarà stata la giornata, saranno stati i ricordi, ma sta di fatto che l'abbracciò forte e la baciò sulla bocca. Lei non ebbe il tempo di dire ah, che si ritrovò le mani di Peppe sotto alle gonne. I ragazzi erano fuori, la posta era consegnata, il sugo poteva pure aspettare. Lei resistette un po' all'inizio dicendo Peppe, ma che fai? Ma lui non rispose, continuò a baciarla e a palparla. Poi, sornione e furbo, fece il verso del grillo. Fu come un fulmine. L'aria si fermò. La gonna volò via. Le calze finirono sul lampadario a gocce. Mutande e reggiseno ognuna su una lampada dei comodini. I capelli si sciolsero da soli, come per magia, o per fuggire anch'essi verso i loro innamorati. I pettinini passarono di testa, infilandosi tra i capelli di Peppe, che se li ritrovò raccolti sulla nuca. Poi lei, con uno sguardo da posseduta, se lo tirò sul letto con la veemenza tipica delle femmine di Sicilia. Si ritrovarono abbracciati con una spiga in bocca a parlare d'amore. Sulla sedia e per terra i vestiti neri di lei e le ciabatte. La doppietta era ai piedi del letto, scarica e innocua, proprio come Peppe, silenzioso e appagato. Anche per lui era stata una doppietta. Quando ci vuole, ci vuole. Si rigirò la spiga tra i denti, zittì con un gesto i grilli nella testa e nel cuore, mentre contemporaneamente tutti gli uomini e le donne del pianeta stavano facendo la stessa cosa, cioè dormire pacifici e appagati dopo uno scontro amoroso. Sognò questa immagine di armonia e d'amore planetario al di là dei fusi orari e delle distanze, dei colori e del clima. Tutti insieme, o quasi, minuto più, minuto meno, chi se ne frega. Più o meno nel frattempo, pensò. E questo gli bastò per chiudere gli occhi. E adesso, Caterina, Andrea e Mary, un'altra coppia, che non sappiamo poi che fine fa. Ci arrivi? Vicino al microfono perché c'è un rumore. Okay. Quella mattina il citofono suonò. Era un addetto del comune che consegnava i certificati elettorali e suonò a casa di Andrea che stava studiando. Erano le 11 del mattino e nel palazzo non c'era nessuno. Anche Don Peppino si era momentaneamente assentato. Così Andrea si incaricò di scendere e firmare per tutti.
Prese i certificati e cominciò a infilarli sotto le porte, salendo le scale, fino a quella di Mary. Quando fu davanti alla sua porta, sentì piangere un bambino e pensò tra sé: ma com'è possibile? Tanta antipatia e telepatia, nemmeno mi ha visto. Si fece coraggio e bussò. Chi è? Sono Andrea, quello del piano di sotto, signora. Ho i certificati elettorali per lei. È un attimo solo. Ah, grazie. Poteva lasciarli nella mia buca, li avrei preso scendendo. Guardi, signora Maria, che in certi palazzi qualcuno si diverte a far sparire i certificati e poi bisogna fare la richiesta, andare in via dei cerchi, insomma, una rottura. Meglio averli subito. Mary. Mi chiamano tutti Mary. E poi, signora Maria... E senti, ti posso dare del tu? Ti posso offrire un caffè? Lo stavo facendo per me. Non fare caso al disordine, eh? Non so, forse hai da fare? Stai studiando? Sì, grazie. Un caffè è proprio quello che mi ci vuole. Andrea, ma ti sei accorto in che situazione sono? Lo vedi come va la mia vita? Occhi blu e tutti i casini. Non sarà che ti stai votando al sacrificio? Cos'è? Un gesto umanitario? Lascia perdere. Io non ho bisogno di gesti eroici. E poi, io non penso di essere così adatta a te, almeno in questo momento, in queste condizioni. Tu mi piaci così. Io so come stai, ma so pure come sei. Ed è questo che mi piace di te. Ma mi rispondi? Senti anche tu qualcosa per me? Ci sta girando intorno, non mi vuoi deludere o ferire? Dillo quello che pensi, io sono forte. Potrei amarti, forse già ti amo, ma... L'ultimo ma finì talmente vicino alle labbra di Andrea che non si sentì. Si trasformò immediatamente in sospiro liquido. Si manifestò in carezze e baci fatti di braccia forti e annaspanti. L'ultimo ma scomparve perso tra le lingue, dimenticato in gola. Il silenzio che finalmente seguì non era imbarazzante. Era il regno dell'amore, che è fatto così, silenzioso e intimo, sospirato e languido. Tutti i personaggi di questo libro, del libro di Roberto Pardini, lo dico per chi passa più o meno nel frattempo, sono descritti bene. Non ce n'è uno, come succede nei libri di Camilleri ad esempio, perché facendone tante, che viene dimenticato. Persino il bambino ha una sua psicologia, come la madre che appena appare e che credo si prende del tavolo forse, tu sai che i nomi li dimentico, e che poi ha una fine che non vi dico. Non c'è nulla che viene trascurato, è come un cesellatore. Ripeto, è un libro che sembra piccolo di formato, forse costa anche poco, però ha tante pagine, più di 130. E per non scompormi neppure io, per continuare a non essere un invito alla frittura, né alla lettura e neppure alla tortura, riprendendo dopo, vorrei farvi ascoltare, perché abbiamo la fortuna di avere la musica, quella musica che non si ascolta quasi più, specialmente non si ascolta negli stand. Daniele Bazzani, grazie, per fortuna.